La pace dei santi sia con voi. Il 6 gennaio la Chiesa celebra la solennità dell'Epifania di Gesù Bambino ai Santi Magi d'Oriente. L'origine orientale di questa solennità è nel suo stesso nome. Epifania, infatti, significa manifestazione, cioè la rivelazione della divinità di Gesù Bambino al mondo pagano attraverso l'adorazione dei Santi Magi, che guidati da una stella hanno trovato il Messia atteso. In questi giorni di Natale, Televallassina ha scelto di mettere nel suo logo, che potete vedere in basso alla vostra destra, la stella cometa. La scelta di Daniele mi permette di fare un augurio speciale a Televallassina, l'augurio che, come la stella di cui ci narra il Santo Vangelo, anche questa emittente possa condurre tutti i telespettatori ad incontrare la verità, la pace, la luce, che per noi cristiani è Gesù Cristo stesso. Vorrei ora darvi qualche notizia evangelica, anche se magari poco tradizionale, sui Santi Magi. Che fossero re, come spesso sono chiamati, è solo un'ipotesi poco probabile. La maggior parte degli studiosi li descrissero come uomini sapienti, amanti dei segreti del cielo e desiderosi della verità. Il Vangelo di San Matteo non dice quanti erano i magi. Nelle pitture dei primi secoli essi sono raffigurati in numero di 2, 4, 6, 8. Il primo storico ad indicare il numero 3 per i Santi Magi è Origene, teologo e filosofo cristiano, e sembra basarsi sul numero dei 3 doni portati: l'oro, l'incenso e la mirra. Il tempo dell'episodio della loro adorazione sembra, secondo alcuni padri, che avvenne quando il bambino Gesù avesse sui 2 anni. Del resto, Erode, nella famigerata strage degli innocenti, fece uccidere tutti i bambini fino ai 2 anni. Sant'Agostino, invece, riferisce esattamente il tempo, 13 giorni dopo la nascita. I doni sono simbolici, ma inerenti all'uso dei tempi. L'oro è chiaro sinonimo di ricchezza e benessere. La mirra, un profumo semiliquido usato anche come sostanza purificante, gli egizi l'usavano con altre sostanze per l'imbalsamazione. L'incenso, prezioso prodotto di piante che crescono fra le rocce ed anfratti, e il cui uso, bruciando nelle scaglie, produce un odore da sempre usato in tutte le corti orientali per il fasto, l'omaggio, l'adorazione. Anche i romani ne appresero l'uso e da loro è passato anche nelle celebrazioni liturgiche del cristianesimo per adorare il vero Dio. I 3 doni vogliono quindi riconoscere Gesù Bambino come uomo, come Dio e come re. La Chiesa venera i Magi d'Oriente come santi e ne celebra la festa il 24 luglio. Le reliquie dei Santi Magi erano custodite nella Basilica di Sant'Eustorgio a Milano. La Basilica fu fondata probabilmente nel secolo IV. Secondo la tradizione, il carro con cui Sant'Eustorgio trasportava le sacre reliquie dei Santi Magi da Costantinopoli si fermò inspiegabilmente. Le ruote erano diventate pesanti come macigni e né buoi né cavalli riuscivano più a muoverle. Così Sant'Eustorgio dovette rinunciare all'idea di portare i resti dei Santi Magi nella Basilica di Santa Tecla a Milano e fece edificare una nuova basilica fuori le mura cittadine per deporveli. Nel 1162, durante il saccheggio di Milano perpetrato dalle truppe dell'imperatore Federico I di Svevia, detto Barbarossa, le sacre reliquie dei Magi furono trafugate e portate nella cattedrale di Colonia. Nel 1904 furono in parte restituite e sono attualmente conservate in una teca presso il sarcofago dei Santi Magi nel transetto destro della Basilica di Sant'Eustorgio a Milano. La domenica dopo il 6 gennaio
si celebra l'Epifania di Gesù ai giudei col battesimo nelle acque del fiume Giordano per le mani di San Giovanni Battista. Nel rito ambrosiano, la domenica successiva al battesimo di Gesù, si celebra l'Epifania di Gesù ai discepoli col miracolo delle nozze a Cana di Galilea. E la domenica successiva ancora, l'Epifania di Gesù alla folla, con la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Così, nel rito ambrosiano, tutte le epifanie che vengono ricordate nelle preghiere liturgiche del 6 gennaio hanno trovato una loro degna collocazione. Il 7 gennaio la Chiesa celebra la memoria di San Raimondo de Penanfort, figlio dei signori catalani, nasce a Penanfort nel 1175. Comincia gli studi a Barcellona e li termina a Bologna. Qui conosce il futuro papa di origini genovesi, Innocenzo IV. Di ritorno a Barcellona, Raimondo è nominato canonico della cattedrale, ma nel 1222 si apre in città un convento dell'ordine dei predicatori, fondato pochi anni prima da San Domenico. E lui lascia il canonicato per farsi domenicano. Nel 1223 aiuta il futuro San Pietro Nolasco a fondare l'Ordine dei Mercedari per il riscatto degli schiavi. Qualche anno dopo a Roma, Gregorio IX gli affida il compito di raccogliere e ordinare tutti gli atti emanati dai pontefici in materia dogmatica e disciplinare, rispondendo a quesiti o intervenendo su situazioni specifiche. Raimondo riesce a dare un ordine e una completezza mai raggiunta prima. Nel 1234 il Papa gli offre l'arcivescovado di Terranuovo, ma lui rifiuta. Nel 1238 i suoi confratelli lo vogliono generale dell'ordine, ma l'attività intensa che lo vede in tutta Europa lo sfianca. A 70 anni torna infine a una vita di preghiera, di studio, di formazione dei nuovi predicatori dell'ordine. Frate Raimondo muore a Barcellona nel 1275. Buona solennità dell'Epifania a tutti, buon onomastico a tutti coloro che portano il nome di San Raimondo ed auguri a quanti il 6 e il 7 gennaio festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza.